E io passo la parola adesso a Dorotea Herlin del Movimento Berlinese, scuso ma non so pronunciarlo sicuramente in tedesco, che insieme a Parigi è stata una, e a Napoli è stata una delle grandi città europee che ha ripubblicizzato il servizio idrico in una situazione particolare. Now I would like to give the floor to Dorothea Ahalin. Her Berlin movement, I'm not sure about the pronunciation of this movement, but it is a movement very, very important because together with Naples, Berlin managed to be one of the big cities that remunicipalized water. So I would like to give you the floor so that you can tell us a bit about your experience. Thank you so much. Well, hi to everybody. I hope you can understand me well because I'm in a hospital at the moment, and the only place, if it's internet, there is downstairs a piano and somebody is playing the piano, but I hope you can understand me. But before I start, oh, sorry. Spero, salve a tutti, grazie per questo invito. Spero che possiate sentirmi bene perché sono collegata dall'ospedale in questo momento e sono collegata dal piano terra dove c'è qualcuno che sta suonando anche un pianoforte. Quindi spero riusciate a sentirmi chiaramente nonostante questo. Before I start, I want to mention I'm not the speaker of the Berlin Water Movement or Water Table, but I'm one member of the Berlin Water Table, the one who most traveled into other countries, and I met quite a lot of you already in international meetings, and that's why you invited me. Thank you very much. Well, Vorrei solo chiarire che io non sono la portavoce del movimento, ma sono semplicemente un membro del movimento per l'acqua berlinese. Sono probabilmente uno dei membri che ha viaggiato di più e che ha conosciuto la maggior parte di voi, e quindi credo che sia per questo che oggi, voi mi avete invitato. We are celebrating 10 years of referendum, and we in Berlin were very proud that we managed to get the high quorum, and your quorum was even much higher. But nevertheless, it was the first referendum ever won in Berlin, and we got more than 666,000 votes. That was more than the then coalition of the Green and the Social Democrats got by the last elections. Oggi siamo qui a celebrare, come avete detto, il 10º anniversario da quel referendum e noi siamo molto orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare perché siamo riusciti ad avere il quorum più alto e il quorum è stato anche nei vostri territori, è stato anche più alto di quello che abbiamo ottenuto noi a Berlino, ma in ogni caso per noi è stata una vittoria perché abbiamo ottenuto 660.000 voti, che erano quelli necessari per il quorum e molti di più di quelli che ha ottenuto la coalizione al nostro governo. Well, we started in 2006, and we never thought that we could win the referendum, but it seemed to us a good instrument to become the subject of water into public. And I just couldn't believe that we have won it. And I think this instant. Yes, I stop. Noi Sorry. abbiamo iniziato la nostra battaglia nel 2006 e ovviamente non avevamo assolutamente idea che avremmo vinto e quindi siamo molto orgogliosi di questo, anche se certamente non pensavamo di riuscire ad ottenere questo risultato. I think you know that in Greece, in Thessaloniki, later they took up the same idea, and it was also a very good way to get many citizens informed about what has happened in Berlin or in the Thessaloniki waterworks.
And I still think it is an instrument we sometimes could use. E la stessa nostra iniziativa è stata seguita anche da Salonicco in Grecia e credo che questo messaggio, questa diffusione sia un grande e potente strumento che possiamo utilizzare per diffondere quello che abbiamo fatto e questo possa essere molto utile. Well, I won't tell you all the story. You can read this on in websites of the European Water Movement, for instance. I think by now if you know the history. But was this a victory? I think it was an important step forward in Berlin in our struggle against privatization. But it was not what we had fought for, because we fought for water as a commons, and we still don't have water as a commons. But at least by our referendum, we forced our government to buy back the shares of Thames Water and Veolia, but they bought it back for a far too high price, because as in all public-private partnership projects, and that's the most actual model of privatization all over the world, they make complicated contracts and they guarantee a fixed profit for 30 years. So in 2012, or 1 year later for Veolia, they paid the profit cash until 2028. And they took up a credit to pay this, and we as the customers must pay for another 30 years for our waterworks, which once were our own property, built and financed by our ancestors. That's a scandal, I think. But that's what happens in all these privatization in the moment. Allora, non vi racconterò tutta la storia perché penso che la possiate trovare magari in internet, però la domanda che mi sono posta è stata: a quel tempo è stata davvero una vittoria? Beh, io credo che sia stato un tassello importante, un passo avanti nella nostra battaglia contro la privatizzazione, ma in realtà non abbiamo ottenuto quello che volevamo, perché quello che noi volevamo veramente era l'acqua come bene comune, e l'acqua non è ancora un bene comune. E è stato un passo importante, come vi dicevo, perché ha obbligato il nostro governo a riprendersi le quote di aziende, prima di RWA, Thames Water, e poi nel 2012 di un'altra azienda che si chiama Veolia, c'è stato un prezzo altissimo da pagare, perché questo accade sempre quando c'è un partnership pubblico-privato, si tratta di contratti estremamente complessi e anche molto onerosi, e quindi il fatto di avere riconquistato le quote di quel contratto ha significato pagare un utile fisso per circa 30 anni, e quindi soprattutto nel 2012, quando ci si è riappropriati, diciamo così, si sono recuperate le quote di Veolia, e il nostro governo, il governo di Berlino, si è impegnato a pagare in contanti questa cifra enorme, una cifra enorme, e per farlo ha ovviamente aperto un nuovo credito, e quindi noi stiamo ancora pagando per quell'acqua che era di nostra proprietà e che era stata finanziata e costruita, fortemente voluta dai nostri antenati, e io credo che questo sia scandaloso, ma come ho detto prima, accade sempre quando c'è una partnership pubblico-privato. Well, but we did the first step to municipalize the Berlin Water Works, and that is a good step. But changing the ownership of water or any other things from private to public does not mean that water is a commons. Because the public owners follow
the same logic as the private ones. They are trying to get out much money out of water, and there in Berlin we still have no democratization. We have still our slogan: after remunicipalization, democratization now, and we haven't reached this aim now. Ma in ogni caso, come vi dicevo prima, è stato un passo importante, ma non era esattamente la battaglia che noi avevamo iniziato a combattere, perché quello che noi volevamo era trasformare la proprietà dell'acqua da privata a pubblica, e non siamo ancora nella condizione per la quale l'acqua è un bene comune. I proprietari pubblici a volte seguono le stesse logiche dei proprietari privati, e Berlino non è ancora una città democratica da questo punto di vista. Per cui noi abbiamo coniato uno slogan che è: dopo la rimunicipalizzazione, adesso è il tempo della democratizzazione, e questa è la nostra battaglia. But in the meantime, we are trying to bring water into public debate by initiating in Berlin the project of Maud Barlow and the Council of Canadians called Blue Community. We forced our government, that when they just started, the Green, the Left and the Social Democrats, to invite Maud Barlow into Berlin Parliament to represent her project, and they were all delighted. But it took a year until 2019, until Parliament voted that Berlin becomes Blue Community. But in order that it is not only a nice label, a representative label, Ma nel frattempo noi stiamo cercando di portare il dibattito sull'acqua pubblica alla ribalta, e stiamo cercando anche di trasformare Berlino in una Blue Community. Questo progetto è stato avviato da Maud Barlow e dal Council of Canadians, e è un progetto a lungo termine che ha, diciamo, in qualche modo spinto il governo, la coalizione di socialdemocratici e il Green Party, il Partito Verde, e anche la sinistra, hanno spinto, dicevo, il governo ad invitare Maud Barlow a riferire in Parlamento su questa Blue Community. Tutti sono rimasti soddisfatti da questa iniziativa, anche se purtroppo ci è voluto quasi un anno affinché il Parlamento di Berlino votasse a favore di questa Blue Community, e quindi questo è avvenuto nel 2019. E ovviamente l'intento non era solo quello di fare una pubblicità positiva o dare una etichetta positiva, diciamo così, a Berlino. Non era questo il nostro intento. Well, for this, a small group of grassroots water activists are trying to push our politics to action. And well, it is a special project, Blue Community, because very different partners must work together. Politics with the big administration of a 4 million town, the Berlin Water Works, the biggest water works in Europe, and we as a small grassroots group. I understand ourselves as like the yeast in the project, but I must say we slowly are starting a collaboration with these institutes with whom we never have spoken before, and they even less with us. The Water Works listen to us, and sometimes they collaborate with things. For instance, we Parliament vote gave 3 millions for new fountains. That seems much money, but as we had nearly no
public fountains. Now we have 170. That's not very much. In Paris or Vienna or Zurich, they have 1,500. But well, it's a start. We also succeeded in speaking to some politicians, and we are starting quite good collaboration with the administration of environment, and that is very important. In the moment, they are financing exhibition we are preparing to show in the 16 communities of Berlin, starting next in the next water day in March. And we'll force our Minister of Environment to open this exhibition to make it really a show to all. Well, you can find this on the websites. I hope later you can see this. And to come to an end, many sorry, years... Dorothea, leave time to the translation. Oh, sorry. Come vi dicevo, questa iniziativa delle Blue Community non doveva essere solo una bella etichetta per il governo di Berlino. Quello che in realtà noi, un piccolo gruppo che si muoveva dal basso, un gruppo di attivisti vuole fare è dare un impulso alla politica perché si faccia portavoce di un'azione vera e propria. E quindi abbiamo cominciato a creare un dialogo con i politici, con le grandi amministrazioni, con la Berlin Water Works, che è l'azienda dell'acqua di Berlino, ma anche con altre aziende dell'acqua europee, perché in qualche modo noi ci sentiamo il motore trainante di questo progetto. Uno dei risultati che abbiamo ottenuto è stato ad esempio quello di ricevere circa 3 milioni di euro per le fontane pubbliche. E le fontane pubbliche non sono molte nella nostra città, sono solo 170 a fronte delle oltre 1500 che ci sono in altre città come Parigi, Vienna o Zurigo. Ma in ogni caso questo dialogo ha fatto sì che persone che non erano abituate a dialogare, a lavorare assieme, fossero in qualche modo costrette o portate a farlo. E abbiamo creato anche una collaborazione con l'amministrazione che si occupa dell'ambiente, che ci sta sostenendo, e infatti ci sarà prossimamente una sorta di manifestazione, di mostra proprio sulle Blue Community nei 16 distretti di Berlino. Well, to come to an end, I would like to mention something that we all, I think we should sometimes talk about too. After our spectacular referendum of the Berlin Water Table, we became rather quiet because we didn't really succeed in our aims for water as a commons. And we still have no office. We only live on donations. And well, unfortunately, we didn't become younger either. And so sometimes we are on our limit. But now, just now, we have a new project. Well, normally we be 6 or 8 persons, always the same, who met, and we didn't really make spectacular things. But we are just starting a campaign against Tesla. This is the big factory of Elon Musk. He is building the worldwide biggest factory for electric cars, and now also the biggest one for batteries. And it's incredible. I won't tell you all the story about this gangster, but we invited widely spread to an online conference the other day with the title, "Does Tesla Threaten Our Drinking Water in Berlin?"
The factory will be built at the border of Berlin in Brandenburg, but it will infect the Berlin water because they will need millions and billions of water, and they are planning just to throw their wastewater into the public canalization. And in this online conference, 80 persons took part, and that was amazing. And we many people who had worked on this longer than we at the water table, and people who know more about technical things and so on. We are activists, but they know more about this. And but until now, they all worked individually, and in individuals, they also went to some to court, and there is a small citizens initiative, but alone they couldn't do anything about this gangster like Musk. And we all agreed that we must come together, that we must try to inform what is happening and invite more people to fight for their water like they did in our referendum once. And I hope that like this, we can sorry, Dorothea, leave time for the translation. For them to translate the speech. I just finished the sentence. Well, we hope that together we can build up a movement to stop this gangster for electric cars. Sorry for talking so long. Per concludere, allora è vero che noi ormai 10 anni fa abbiamo ottenuto un grandioso risultato con il referendum, ma è anche vero che da allora siamo rimasti abbastanza silenziosi, e questo perché in realtà non abbiamo conseguito il nostro scopo per l'acqua come bene comune, non siamo riusciti ad ottenere quell'obiettivo, cioè trasformarla in un bene comune. E devo anche ricordare che noi non abbiamo una sede, viviamo solamente di donazioni, e devo anche ricordare che purtroppo non diventiamo più giovani, e quindi a volte siamo noi stessi un po' anche vittime dei nostri limiti. Ma vi vorrei anche dire che ultimamente stiamo promuovendo un nuovo progetto, e perché c'è qualche cosa che ci preoccupa molto, ed è la costruzione di questa enorme fabbrica alle porte di Berlino, nella zona di Brandeburgo, da parte di Elon Musk. Elon Musk sta per costruire una fabbrica di portata mondiale che servirà per la costruzione di auto elettriche e di batterie. E il progetto ci spaventa perché sicuramente avrà un impatto sull'acqua. Pare infatti che milioni di litri di acqua saranno riversati nelle acque pubbliche, nei nostri canali, e questo sicuramente ci creerà un danno. Quindi abbiamo organizzato alcuni incontri. All'inizio la partecipazione non era molta, 6-8 persone, ma la scorsa settimana abbiamo lanciato una conferenza online. Il titolo della conferenza era Tesla sta minacciando l'acqua potabile di Berlino. Beh, con molta sorpresa c'è stata una grande partecipazione, e ovviamente, anche se siamo ancora all'inizio, noi crediamo di poter fare molto unendo le nostre forze. E ci sono state ovviamente delle iniziative contro la costruzione di questa grossa fabbrica, ma sono state piccole iniziative a livello cittadino, e noi sappiamo bene che iniziative piccole di questa portata ben poco possono contro un colosso, contro un gangster come Elon Musk. Ma io sono sicura che se continuiamo a collaborare e a combattere insieme e a coinvolgere sempre più persone, come abbiamo fatto per l'acqua e per il referendum che ha avuto così tanto successo a suo tempo, e potremmo in qualche modo fermare questo crimine ecologico. Scusatemi, Dorothea, sorry, really sorry,
but we are very, very late, and I have to ask for you to arrive to the conclusion to give the word also to the other. Two sentences. I would like to ask all who are listening today if they have any experience with Elon Musk to get in touch with us. And you find our press release on the website of the European Water Movement in many languages, and you also find more about Blue Community there. That's all, and thank you for speaking. Vorrei solo concludere chiedendo a chi sta partecipando a questo incontro se hanno qualche esperienza con Elon Musk e se la possono condividere, e vorrei anche dirvi che vedrete il nostro comunicato stampa in merito a questo evento sul sito europeanwater.org. Il comunicato stampa è in varie lingue e ci sono anche delle comunicazioni e delle informazioni sulle Blue Community di Berlino, e vi ringrazio per avermi invitato a questo evento. Grazie a te, Dorotea, perché sei figura storica appunto del movimento berlinese dell'acqua, e che anche per il tuo intervento e per le riflessioni che hai voluto condividere con noi, molto molto importanti, credo.